Sasso, io ero già convinto perché ogni volta che organizziamo la nostra manifestazione per impreziosire il cartellone noi mettiamo sempre qualcosa che ci propone la compagnia Sasso di Sant'Irpino. Come dicevo, quest'opera è scritta da Gerardo Coluccini, che vorrei... Da molti anni sono sulla scena e vengono qui alla nostra manifestazione per cercare di portare questi valori positivi. Senza sede ci hanno fatto una lezione di vita. Voglio dire, il teatro è soprattutto questo, quello di far riflettere le persone che vengono qui la domenica sera per passare un'ora di serenità, riflettendo sulle cose positive. E la compagnia Sarti questa sera ci ha dato una grande opportunità. Che questa società deve venire tutta specificata, avete i valori che voi avete tracciato, che anni è andata come leggera? Fino a 800, quindi niente, è una storia, come dire, di amore legato, soprattutto diciamo in quei temi, ma forse anche in quei temi più vicini, si verificava in questi episodi, cioè, non era come oggi, in persone che poi scelgo di stare insieme in maniera libera. All'epoca insomma, bisognava soggiacere a quelle che erano condizionamenti sociali, familiari, e questa è appunto una storia di questo genere. E poi diciamo, noi quando portiamo avanti diciamo, questo discorso del teatro in dialetto in parte, perché quello di stasera diciamo, era solamente in parte in dialetto perché era comunque ambientato in una famiglia di collocazione sociale medio alta. Ma la scelta è quella di maniera tutto la scelta anche qua sono state benissimo delle opere in dialetto, ma comunque opere ambientate nel nostro contesto di riferimento. E poi diciamo abbiamo sempre cercato di privilegiare, come diceva Alfonso, un teatro di contenuti, cioè noi non crediamo che al teatro si vada a sbellicarsi dalle risate, il momento in cui si ci sta bene. Forse qui su qualche altra nostra rappresentazione ce n'erano pochi, in quella di stasera ce n'erano pochi, però noi ci troviamo soprattutto, come dire, se ci riusciamo a catturare l'attenzione di un pubblico attento come quello di stasera, appunto come diceva Alfonso, per riflettere su quelli che sono i contenuti importanti della vita. Cioè alla fine noi abbiamo anche dei sentimenti, diceva Alfonso, la Lucato, c'erano circati in cui le persone si muovono solamente sullo stimolo, diciamo così, di conseguire status symbols, di conseguire ricchezze, diciamo, condizioni sociali migliori, lasciando da parte quelle che poi sono le cose fondamentali, quelle che quando poi torniamo a casa ci mettiamo a letto, rimaniamo da soli, perché poi alla fine, nonostante ci ubriachiamo di tante cose, come questo non ci va a tempo, non ci va a tempo, si smanca, alla fine poi però arriva il momento di andare a letto, quando non sta a letto, sarà più un quarto d'ora a pensare a quella della sua e là si fanno come dire si fanno si compono i bilanci. Quindi abbiamo sempre cercato testamente di portare sulla scena un po' di più. A lui mi piace il colore, ma noi parliamo di teatro amatoriale, ma avete visto grande apprezzamento di tutti. Queste condizioni anche facendo il tecnico in qualche momento per dire, però voglio dire, e questa è la passione che deve animare, voglio dire, un gruppo, una cittadina, un paesino come Sasso, 2.000 abitanti, penso, quindi cioè, esprime una realtà di questo genere, noi dobbiamo valorizzare queste risorse, che personaggi come Sabino Palestrieri meritano tutto l'apprezzamento nostro, perché attraverso queste persone che si consolida un discorso culturale nelle nostre zone e nella nostra provincia. Sabino, allora, dici un pochino come l'avete preparata questa cosa e fateci un po' della cosa. Beh, l'abbiamo preparata innanzitutto, come sempre, con la massima passione nei nostri ritagli di tempo fuori dal lavoro, così, cioè, però noi nel nostro piccolo ci mettiamo la passione. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti perché ho visto che siete stati molto attenti
tutti gli attori, perché chiaramente anche loro, essendo ragazzi studenti, non è che vengono sempre alle prove o vogliono venire, però noi, per noi anche quel poco che fanno ci basta, perché devo dire la verità, i ragazzi della donna, perché in quel tempo assolutamente una donna non poteva permettersi di lasciare il marito, soprattutto se era una persona importante, e invece in questo momento, anche forse in occasione dell'8 marzo, questa potrebbe anche essere un'occasione per il riscatto della donna, anche se secondo me il riscatto della donna ormai non c'è più, perché hanno parità, sono anzi forse meglio di noi uomini sicuramente. Sì, adesso presento un po' gli attori, partiamo da Federico Colucci. Poi abbiamo Decimo Francesca, Carmela Ragno, Petrarca Domenico, poi abbiamo, confondiamo di qua, Romena Marduno, in scena di Strategia.